Partiamo subito benissimo, colto impreparato. Ciao a tutti, sono Alessandro Rosina, attaccante, 32 anni, in forza al Bari. Sono un ragazzo tenace, impulsivo, solare. Se non fossi diventato un calciatore, penso che avrei continuato la scuola, sarebbe stato quello appunto di perito informatico, perché mi sono diplomato all'ITIS. Però era talmente forte la mia voglia di giocare a calcio che non ci avevo dato, tra virgolette, molta importanza a questo. Beh, sicuramente il sogno che ho sempre avuto nel cassetto è stato quello di perseverare sulla strada che mi ha portato poi a diventare un calciatore, sì. Ho capito che il calcio sarebbe potuto diventare la mia vita, man mano mi stavo avvicinando sempre di più al mondo della prima squadra, perché diciamo che fino a da quando ho cominciato io a giocare a calcio a 5-6 anni, fino ai 17-18, che poi ti avvicina un po' alla primavera, quindi a essere aggregato alla prima squadra, nella prima parte della tua carriera, se così vogliamo dire carriera, è un po' sotto forma di divertimento. Poi dai 15 anni in poi comincia un po' a farsi sul serio e ho cominciato a pensare veramente di poter diventare un giocatore quando ho cominciato ad allenarmi anche con la prima squadra. Il mio primo numero di maglia in Serie A nell'esordio fu il numero 15. Sinceramente me l'hanno dato, me l'hanno attribuito perché i giovani non hanno la forza di potersi scegliere giustamente il numero appena entrati in prima squadra. Il mio più grande pregio tecnico penso sia riuscire a vedere il gioco o comunque l'abilità nell'uno contro uno. Diciamo, difetto tecnico che magari a volte posso essere magari più concreto e concretizzare di più il lavoro che appunto che faccio, che viene fatto anche sotto traccia a volte, che magari invece si viene a perdere un po'. E sicuramente ci sono tante qualità anche negli attuali compagni di squadra. Sicuramente adesso di chi mi balza un po' all'occhio, penso, ce ne sono diversi, però se devo scegliere proprio uno, penso magari a Marco Romizzi, ecco, devo dire la tenacia e la perseveranza che ha lui per il percorso che ha fatto dall'inizio stagione fino ad ora. Un giocatore che è stato quasi mai impiegato, eppure l'ho visto andare sempre a mille negli allenamenti, non ha mai fatto un accenno di polemica né contro i compagni né contro gli allenatori, si è sempre allenato alla grande. Quindi questo sicuramente è un grande pregio che lui ha e spero appunto che da questo possa raccoglierne anche i frutti. Il soprannome Rosinaldo parte dai tempi del Torino, perché diciamo che io come calciatore un po' sono poi sbocciato con loro, cresciuto nel Parma, però poi sbocciato con il Torino. Era un soprannome dato appunto dalla tifoseria per il mio modo appunto di giocare, funambolo, dribbling, tutto estro e fantasia. Allora da lì nacque questo Rosinaldo. Quello più bello della storia del calcio penso sia in Bari Provercelli, non so se l'hai visto. Allora, quella della più bella della storia del calcio penso sia quello di Diego Armando Maradona in Argentina e Inghilterra. Dopodiché il mio penso sia appunto il
il pallonetto in Lazio-Torino, la prima giornata di campionato di Serie A. L'emozione che si prova sicuramente a indossare la maglia del Bari è un'emozione che poi ti riempie tanto. All'inizio appunto sono arrivato anche con grande voglia di potermi appunto misurare anche in questa nuova realtà così, così importante. Ecco. Il mio piatto preferito in assoluto, io sono amante del pesce, quindi a me piace molto il crudo di pesce. Barese ho provato tante cose buone, sono veramente tantissime, dai panzerotti a riso, patate e cozze, ne ho già provate diverse, sono veramente molto buone. Mi piace appunto praticare anche la pesca e l'anno scorso quando ero a Catania, quest'anno a Bari, ogni tanto capita di poter andare e quindi mi diverto e mi rilasso con questo. Mi piace molto di più la musica house, progressive house, quindi ho seguito molto in passato anche i DJ come Tiesto, Avicii e questo tipo di genere musicale. Ecco. Preferito, sì, vabbè, dai tempi del gladiatore, diciamo Russell Crowe, e mi piace molto anche Tom Hanks. Nella nazionale io ho giocato tante partite in Under 21, perché comunque ho fatto, tra virgolette, credo di non ricordare male, 3 mandati, tutti quanti sotto la gestione di Gentile. Invece nazionale tipo fui convocato una volta quando cominciò la mia avventura dopo un anno di Torino con Donadoni, in un amichevole appunto a Siena contro il Sudafrica. Volare, oh! Progetti futuri fra 10 anni, in questo momento qua ti direi fuori dal calcio. Sicuramente in questo momento sto pensando molto a educare e crescere chiaramente i miei figli insieme appunto alla mia compagna nel miglior modo possibile, in modo tale da dare appunto fra 10 anni a loro la possibilità di crescere bene. I miei figli, soprattutto il grande, quando appunto dopo la frequentazione di 4-5 mesi di scuola, di asilo chiaramente a Bari, allora Mario ogni tanto mi torna a casa, allora mi comincia a fare la Bari, siamo nella città di San Nicola, allora sentire appunto l'accento suo che si modifica in base appunto alla città mi fa molto sorridere. Un saluto grande a tutti quanti i tifosi del Bari. Per la prossima nomination nomino Marco Romizzi. Se non è già stato nominato, ma infatti visto che è stato nominato, nomino Valerio Di Cesare. Ciao a tutti.